Allora, adesso vi leggo in breve per quanto riguarda la letteratura islandese. Vi leggo giusto qualche saga o qualche nome di saga, di cui purtroppo non credo che tutto sia stato tradotto in italiano. Come ho detto, il libro che almeno avevo cercato io era dedicato comunque al Pantheon islandese, e molto probabilmente parlava anche del sacerdozio, perché poi in realtà l'avevamo già visto, il sacerdozio femminile. Della spaccona, ecco, l'avevamo già visto quando vi avevo letto Phyllis Currat, quindi molto probabilmente quel libro lì che mi sarebbe piaciuto ordinare parlava anche comunque dell'organizzazione sacerdotale islandese. Esistono altri due, ecco, uno è cioè di libri tradotti in italiano, quindi per chi poi volesse appunto leggere l'antica poesia islandese. Un libro che è uscito nel 1984, Gli Skaldi, poesia cortese d'epoca vichinga, a cura di Ludovica Koch, e poi ne esiste un altro che è il libro Racconti magici islandesi del 1988, che proverò a vedere se riesco a trovarli nelle biblioteche, però la vedo dura, riuscirò a trovarli. Però per dire, se avete la fortuna comunque di magari provate ad andare nelle vostre biblioteche, provate a richiederli, nel caso. Per leggere un po' per quanto riguarda di letteratura e di poesia islandese. Allora, da un punto di vista breve vi dico che la letteratura islandese ha cominciato a svilupparsi, diciamo, dal XII secolo al XIII secolo, ecco. È il periodo un po' d'oro di della letteratura islandese e, diciamo, le principali epiche, ecco, saghe sono la saga di Egil, la saga di Egil o Egil, non so come si possa pronunciare, la saga di Grettir, la saga di Njal, la Lex Dela saga, Volsunga saga e Irbigia saga, che ovviamente poi sono state delle saghe anche utili a formare il senso di identità culturale degli islandesi. Nel periodo più cupo della storia islandese, cioè con l'arrivo ovviamente della dominazione prima norvegese e poi soprattutto danese, e soprattutto quella danese che è quella che ha fatto maggiori danni. Per quanto riguarda la poesia, invece, una cosa interessante della poesia eddica e scaldica è che hanno una sorta di perifrasi, ecco, di modo particolare di rendere le espressioni poetiche, che si chiama kenningar, che consiste praticamente in delle espressioni poetiche, locuzioni, ecco, allocuzioni per simboleggiare qualcosa. Vi faccio un esempio. Per dire sangue, nella poesia scaldica islandese si dice ad esempio rugiada della ferita. Per dire braccio si diceva posatoio del falco, quindi in realtà ogni singola parola possedeva questa sorta di allocuzione poetica. Quindi al posto ad esempio di trovare sangue, voi nelle poesie scaldiche trovate ad esempio la locuzione rugiada della ferita, lì sta per sangue, per dire. Quindi come ho detto la poesia islandese, propriamente si chiama poesia scaldica, e i poeti islandesi che la trattavano, ecco, la recitavano alla corte dei re norvegesi erano gli scaldi. Niente, allora, poi ovviamente c'è la letteratura del XX secolo, avete presente un po' i gialli, i thriller, però vabbè, ovviamente adesso questo non ci riguarda. Ad esempio per dire Olaf Olafsson, per dire, sono un po' tutti quegli autori moderni, però vabbè, adesso. Questa è una cosa che vabbè, adesso per il momento non ci interessa. Quindi per dire, sappiate che per chi fosse curioso e avesse la fortuna di trovarlo, in Italia è uscito almeno un volume dedicato a questa poesia vichinga, poesia islandese, che propriamente è uscito con la traduzione di Ludovica Koch per Einaudi nel 1984. Quindi se avete la fortuna di trovarlo come volume, leggetelo perché sicuramente ne varrà la pena.